cosa ci sarà dopo i partiti? I partiti sono in crisi, lo dicono tutti, lo pensano tutti, ma la discussione in Italia è deformata da un pregiudizio. Il pregiudizio è questo: che ci sia una sola forma di rappresentanza politica, che sono i partiti, oppure c'è l'antipolitica. Ma questo è un pregiudizio. I partiti non esistono da sempre, non esistono in tutti i tipi di civiltà, esistono in questa concreta e precisa forma nella civiltà moderna europea degli stati nazionali. Il partito, così come lo conosciamo, è nato 200 anni fa. La prima forma di partito propriamente detto è il partito giacobino. C'è stato un lungo processo di formazione del partito. La civiltà moderna nasce proprio con la formazione di embrioni di partito, le sette ereticali. Ci vuole tempo di formazione pratica e teorica, si costituisce la società civile e alla fine, a un certo punto, in Francia soprattutto, si definisce questa forma di associazione, di organizzazione politica propriamente detta, che ha una sua struttura e serve a svolgere certi scopi. Noi non ne specificheremo quale sia precisamente la struttura, quali siano gli scopi, tutti lo intuiamo. Non è questo che voglio dire oggi. Voglio dire che i partiti sono nati alla fine del Settecento in forma compiuta e adesso sono in agonia, sono in crisi, non svolgono più la loro funzione di direzione della società, di formazione dei dirigenti, di costruzione del consenso, eccetera. Quindi il problema che ci si deve porre coerentemente è: visto che questa forma di politica è nata, si è sviluppata, si è compiuta e muore, quale altra forma ulteriore di organizzazione politica si deve costruire? Coloro che credono ancora in qualche modo, per idealità o per interesse, nei partiti, dicono non c'è nulla oltre il partito. Il partito è la politica. Altri che non credono più nei partiti dicono che bisogna produrre una forma di politica che sia antipolitica. Queste forme carismatiche, populistiche, qualunquistiche, distruttive, no, no e no. Il capo, nulla, 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 e il popolo. Quindi direi che la questione che ci si deve porre è ideare, a partire dalla realtà, nuove forme di organizzazione politica. E la realtà è fatta di un pullulare da anni, da decenni, di nuove forme di organizzazione. Soprattutto ci sono associazioni di natura culturale, politico-culturale, di tipo economico-culturale, insomma sono nate
in Italia e non solo, delle forme di associazione, di organizzazione, di autodirezione e di rappresentanza che appunto svolgono già in parte una funzione di costruzione del consenso, formazione dei dirigenti, selezione dei dirigenti, rappresentanza. Bisogna seguire questa strada e smetterla con questa discussione oziosa, i partiti sì, i partiti no, come se non ci fosse nulla. Il nulla sta nella testa dei politologi che dicono questo. Ora, che i partiti siano in crisi storica, in crisi strutturale, in crisi organica, è cosa che pensiamo da tempo, Luis Raseto ed io, e che abbiamo scritto da tempo. Uno dei nostri libri si intitola La Traversata, libro secondo, dalla critica dei partiti e dello Stato all'avviamento di una nuova civiltà. Questo libro è stato scritto alla fine degli anni 70, alla fine degli anni 70, sì, lo trovate nella sua edizione critica, nel mio sito e nel suo, che è in spagnolo, www.luisraseto.net, e nel mio in italiano www.pasqualemisuraca.com. Lì troverete per esteso il processo di formazione dei partiti, di sviluppo, di compimento, la sua crisi e le proposte concrete di un loro superamento.